Signore e signori, benvenuti a questo appuntamento. Io sono Pisa e puzzo come una capra. Sono appena tornato dal lavoro, dettagli. Fonsis, se non ti godi il dita, letti solo a metà. Ma no, aspetta, sei il contrario, lo so. Vabbè, vai con la sigla. Ma io dico, uno aspetta 3 mesi per andare a correre sui kart e il giorno prima si becca un dolore assurdo al collo e un mal di chiappa destra che la metà basta. Mazza che sfiga, oh! Circa qualche settimana fa sono andato a correre sui kart e la sfiga ha voluto che il giorno prima a calcetto ho ricevuto un colpo all'altezza appunto della chiappa destra. E nello stesso giorno mi è pure venuto un dolore al collo che non riuscivo praticamente nemmeno a girarmi. Ero un tronco di legno così, proprio, andavo in giro così. Praticamente era come non avere più il collo, tipo Maurizio Costanzo, insomma. Per concludere questa piccola introduzione, devo dire che ci siamo divertiti davvero tanto, come sempre, insomma. E come ogni corsa degna di essere ricordata, è successo praticamente di tutto. Gente ferma a bordo pista con il kart che fumava mentre grigliava la carne. Gente che distruggeva il kart saltando sui cordoli proprio. Io. Oh. Altra gente che aveva degli squarci sulla felpa. Sì, sempre io. Ed altri con i soliti problemi tecnici al kart. Sì, le avevo tutte io. Eh sì, anche questa volta sono successe tutte a me. Ora vedrete tutto. Eccolo lì, proprio fiero col suo bel kart numero 3. Iniziamo bene, con la seduta stortissima. E ho anche dolori, perfetto, sia al collo sia alla gamba destra. All'altezza della chiappa destra. In questo vlog ho deciso di commentare le azioni salienti, diciamo, più o meno la stessa cosa dell'episodio precedente, che potete trovare qui. Bene, nemmeno il tempo di completare il primo giro che già si inizia con i primi sorpassi. Il primo e il secondo subito dopo la prima chicane che mette nel suo rettilineo, di prepotenza proprio. Terzo sorpasso venuto nel settore centrale della pista, anche questo di prepotenza sfruttando però l'errore in uscita del mio amico. Già all'inizio del terzo giro potrete notare sulla vostra sinistra un esemplare di essere umano a bordo del go-kart fermo con le 4 frecce a bordo pista mentre scambia 4 chiacchiere con un passante. E dato che non vogliamo mai farci mancare niente, ecco qui il primo colpo di scena. Beh, quando hai fame e stai guidando un kart, in teoria non c'è più niente da fare. O quasi. Questo qui evidentemente si era già preparato la carne e perciò ha deciso di accendersi il kart. Eccolo lì bello fumante sulla destra, accompagnato addirittura dalla sua scorta personale. Più avanti ho trovato altro traffico con gente che non andava particolarmente veloce, sorpassati anche loro all'esterno, quasi in scioltezza. Qui altri 3 sorpassi uno dopo l'altro, il primo mi ha lasciato quasi passare, il secondo ho fatto leggermente fatica, sono uscito bene sull'ultima curva e ho sorpassato in accelerazione sul rettilineo. E al terzo appelo dopo la chicane proprio in uscita dalla curva. Qua mi stavo avvicinando come un missile vicino a un mio amico, non sapevo se sorpassavo a destra o a sinistra. Per fortuna che mi ha visto, si è spostato e mi ha lasciato passare. Infatti poi l'ho ringraziato facendogli il gesto con una mano.
quando uno è sfigato di suo non c'è niente da fare. Ora siamo giunti al punto in cui, diciamo, è scesa la più grande quantità di santi tutti nello stesso giorno, ecco, detto in parole povere. Ora vi spiego il perché. Ad un certo punto il ragazzo lì del kartodromo mi dice di parcheggiare il kart al prossimo giro. Vabbè, fino a qua uno dice, ok, un parcheggio, vai lì, parcheggi. Prendi un altro, riparti. E finisci. Volevi. Magari fosse finita qua. Peccato che non faccio nemmeno in tempo a finire il giro e mi accorgo che mi è rimasta la pepa praticamente incastrata nel bullone che tiene attaccata, diciamo, la seduta, il sedile del kart alla sua struttura. E a causa di questo mi si è bucata la felpa, come potete vedere dalla foto. Purtroppo ovviamente alla fine l'ho dovuto buttare. Ma la cosa che mi fa salire davvero tanto il nervoso è che io all'inizio, prima di iniziare a correre, ho chiesto la tuta integrale da poter indossare per la gara, ma sti figli di... non me l'hanno data. Ma mi sale ancora il nervoso se ci ripenso, madonna. Nulla, alla fine ho parcheggiato il kart e questo è quello che è successo. Che su cosa che capri, non sale su quell'altro. Mi sono incazzato per la felpa, scusa. Ti sei incastrato. Non ho visto. Cosa è successo? Cosa è successo? Si è spaccata la marmitta, vai, ferma. La cosa divertente è che quando mi sono fermato io, di conseguenza si sono fermati anche tutti gli altri. Non so se è stato un altro tipo del kartodromo a fermarli. Però vabbè, è stato divertente. Nel frattempo, ho finito i Fonsis. Ora tocca agli Oreo. Purtroppo con questo secondo kart non mi sono trovato molto bene. Per fortuna che è successo tutto ciò verso la fine. Infatti poi abbiamo fatto soltanto altri due giri e siamo rientrati tutti ai box. Ma questi ultimi secondi in pista sono bastati per trovare altro caos. Gente che si girava, io che quasi tamponavo male il tipo che avevo davanti a me. Così si è conclusa la prima sessione con i quattro tempi. E se pensate di aver visto tutto, nah. E dato che non vi faccio mai mancare niente, perché le cose o si fanno bene o non si fanno proprio, gustatevi la seconda sessione. Ancora più frizzante con i go-kart a due tempi, quelli che fanno. Ma seriamente, tanto. Viaggiano come si deve, a meraviglia proprio. C'ho il set di Kimi. Come vi ho anticipato, parto col botto. Faccio la prima curva, vado per frenare e non va il freno. Direi un inizio da Dio. Più che altro mi è andato anche bene perché sono in piena velocità, andavo dritto dritto contro le gomme come un treno proprio. Perciò torna piano piano i box, fai sapere del problema, cambia kart e tutto ciò uguale perdita di tempo. Vai così! Non frenava. Dai, prendila, qua, vai sull'otto, va. 8? Kart nuovo, stessa storia, subito traffico. I primi due sono passati abbastanza easy, il terzo un po' meno, anche se devo dire che mi ha lasciato un po' di spazio. Ad un certo punto mi ritrovo dietro a due miei amici che sembrava che avessero quattro saponette al posto di quattro gomme. La cosa bella è che una volta superato il primo, arrivo al secondo, quello ancora più avanti, e alla fine della curva vedo che frena e piuttosto che girare in direzione della curva gira dall'altro lato, finendo così nell'erba. Boh, evidentemente avrà avvistato qualche gnocca da tirare su, conoscendolo.
altro giro e altre cose che accadono, perché a caso e totalmente inaspettato mi ritrovo ben due persone ferme in pista, uno seduto sul kart e l'altro in piedi. Ma evidentemente aveva bisogno di scranchirsi un po' le gambe ed è sceso. Altro piccolo brivido prima del gran finale. Prima dell'ultima curva me la sono vista molto male. Evidentemente cercavano di fermarmi a tutti i costi, anche mettendosi in mezzo alla pista, proprio fermi. Boh! Ecco voi il gran finale, penultima curva. Mi avvicino aggressivamente al pilota che ho davanti. Vedo che si allarga in prossimità della curva e decido appunto di infilarmi per sorpassare. Il risultato è stato questo. Mi hanno lasciato spazio, sono salito sul cordolo e si è staccata la catena lì in fondo. È un peccato perché mi trovo davvero molto bene con quel kart e col secondo mi sono trovato davvero male. Tanto che sono finito pure nell'erba prima dell'ultima chicane, così a caso. Bene signori, questa seconda esperienza sui kart vloggata e caricata sul canale può finire qui. Come al solito è successo praticamente di tutto e di più. Sinceramente devo dire che sono rimasto molto contento e incazzato allo stesso tempo, perché sì, ho fatto degli ottimi tempi con i kart, mi trovavo bene, e invece le cose negative sono che ci ho rimesso praticamente 50 euro di felpa, che era quasi nuova, e che ho quasi distrutto un kart lasciandogli i 20 euro di cauzione che ti chiedono prima di iniziare a correre. E meno male che poteva andarmi peggio. Comunque non vedo già di tornare a correre un'altra volta, e questa volta molto probabilmente correremo in notturna, sarà una figata pazzesca, già me lo immagino. Signori, io vi ringrazio per aver visto il video fino alla fine, se vi è piaciuto fatemelo sapere lasciando un bel like. Iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella di notifiche per non perdervi nessun aggiornamento. Seguitemi anche su Instagram e noi ci vediamo al prossimo appuntamento. Ciao ciao!